Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Cats. La lega è terminata e siamo passati secondi. Arriviamo a 200 pollicioni, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag CatsTheGame qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E se avete una clip per me su YouTube ragazzi, hashtag clip per Mordug, così la trovo più facilmente. Vado in ordine dalle prime che trovo fino a quelle di adesso ragazzi. Quindi se non siete adesso nel video ci sarà un motivo, ancora non ci sono arrivato probabilmente. 15 gemme e cassa leggendaria. Ok, andiamo ad aprire la nostra scatola leggendaria. Super rullo su classico. Un masso, un supporto, due armi però basse, quindi al contrario di quella che abbiamo noi. Due supporti, un'arma che non si può vedere. 100% a titano, super cerchione e un bonus energia. Solo roba per potenziare, sinceramente. E ora una bella scatola dagli sponsor. Vai, una lama, un trapano 32% a classico, un missile doppio, una retromarcia nuova, GG, sollevatore una stella e un veliero che non ci serve a niente. Un bonus danni. Col bonus danni dovremmo aver vinto questo campionato. Ci andiamo a provare dopo. E ora una bella scatola speciale, tre coroncine. Un laser 2 stelle, un pungiglione 3 stelle, un pietone, una piramide 2 armi, un volano 2 stelle, un missile 2 stelle, masso, veliero a motosega e un bonus salute che andrà sempre sopra il massetto. Ragazzi, cassa speciale, piramide, arma, supporto. Questa è buona per potenziare perché ha 4 stelle. Ok ragazzi, ho fatto i miei potenziamenti. Il nostro massetto è diventato 175.600, 57.390 di attacco. Secondo me dovremmo riuscire a battere il campionato e passare di prestigio direttamente oggi. Proviamoci. E siamo pronti direttamente col campionato. Mamma mia, l'abbiamo one shottato. Oh miseria, oh miseria. Anche a Tuguale l'abbiamo one shottato. Due vittorie. Salterino, salterino, per fortuna che abbiamo il doppio missile dietro. Anche se fa pochi danni dovrebbe portarci alla vittoria. Speriamo. Aiaia, la vedo molto brutta, la vedo molto brutta. Stiamo morendo noi. Ah, manca un pelo, danno, 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 danno. Un altro danno, per favore. Mamma mia, che fortuna. Ok, contro KRS. Dovremmo one shottare anche lui. Sì, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Wow. Ok, vediamo anche lui, questo è il salterino maledetto, muore subito. Ok, Anek, speriamo di battere pure Anek. L'altra volta non abbiamo battuto uno, ma un paio sono cambiati ragazzi, perché un paio sono stati promossi automaticamente. Ribaltato, ok, ciao Anek. 6 vittorie di fila ragazzi. Salterino, doppia lama, che morirà alle nostre spalle, si spera. Morto alle nostre spalle, perfetto. Vai, questo muore subito, Joker, quindi 8 vittorie. Mamar, andiamo da Mamar. 9 vittorie. Ok, Kisa. Kisa, Kisa, Kisa. 10 vittorie. Vai, Diz Dodz. 11 vittorie. Stiamo andando alla grande. Ok, vai, uccidiamo questo. 12 vittorie. Oh miseria, ce la possiamo fare. Penultima. E sono 13. Manca l'ultima, ragazzi. Vinciamo l'ultima e abbiamo vinto. Questa qua con la motosega. L'abbiamo sollevato. L'abbiamo sollevato. Vittoria. Passaggio automatico, promossi automaticamente alla fase successiva. Wow. Wow, wow. Siamo in fase 24. 5 gemmine, soldi, punti esperienza, punto talento e cassa speciale. Quindi abbiamo un'altra cassa speciale, ragazzi. Non ci serviva però, ci piace, siamo arrivati di nuovo al campionato 24. Ok, lo skateboard assolutamente, tanto questa è tutta roba che verrà venduta. Scatole speciali, pungiglione, super cerchione, volano, propulsore, cerchione 5 stelle, lama, retro, pomello a classico e vai, tutti i soldini per noi, anche le gemmine. Ok ragazzi, mi sono venduto tutto tranne i mezzi principali perché mi dispiaceva venderli. Quindi tocca per modificare, mi avete detto Mordug prendi di tutto, no, prendi di tutta la robina. Vai, mi prendo le cose più costose a questo punto perché torno indietro, devi andare in avanti, sai com'è. Ce ne stanno tanti altri, quindi... Allora, voglio andare a prendere gli ultimi perché sono i più costosi. Dai, giustamente, se riusciamo ad andare avanti, sta cosa che gira non mi piace. Allora, mi vado a prendere Gatto Ministro assolutamente, grazie Gatto Ministro. Visto che ci stiamo, mi prendo anche la mummietta, che carina, adesso abbiamo la possibilità di diventare mummie. Visto che ci siamo, anche una bellissima magliettina da centauro ci vorrebbe. Anche Mister Anonimo vorrei prendere perché è molto simpatica. Poi non so quale metterò in effetti. Ragazzi, leggete il nome di questo cappello, Crocodile Gatti. Come ultima possiamo prenderci la freccia in testa, che è molto simpatica. E ora andiamo a fare il nostro prestigio, vai.
Mordug 4, ok, cominciamo da capo. Prestigio 4, 30 gemme in più, 3 punti talento, 11.000 punti esperienza, adesivo e lo stemma. Fai così, si riparte, siamo partiti da prestigio 4. Ok ragazzi, siamo alla fase della clip. La clip che stiamo andando a vedere è di Pekka Rosso. Andiamo a vedere che cosa ha combinato. Una risoluzione molto piccola, quindi l'ho dovuta allargare io ragazzi. Ok, è un titano doppia lama con il pomello e il rullo dietro. Hai anche un bellissimo furtivo doppio missile enorme. 6.863, 5.472. Ottimo, veramente ottimo. Anche una piramide doppio missile, bravo. Sei come me che hai fatto più mezzi per andare avanti più facilmente. Questo è il trucchetto. Ok, vai. Quindi mi parti col titano doppia lama. Vai. Ok, ti stai facendo la botta secca col titano. Ai ai ai. T'ha ammazzato quel cot, ok? Sei P.O. T'ammazza lo stesso perché fa più danni. Questo non c'ha armi, quindi lo dovresti uccidere tranquillamente. Però c'ha 15.280 di vita. Ma perché vanno senza armi? Va bene. Quindi Leon. Sherry è un 7.900. Ti uccide sicuramente. Riser è un 4.500 di attacco. Ti uccide per forza. Questo uguale. Li stai saltando direttamente perché tanto non li batti questi. Questi non li puoi battere. Le hai saltate tutte. Perché me le stai saltando tutte? Non le batti. Fai prima usare il mezzo principale, mi sa, eh. Cioè, hai fatto una cosa, ok. Quindi sicuramente adesso cambierai mezzo. Ok, va bene così, allora mi piace. Vai. Adesso facci vedere il furtivo. Che cosa riesci a combinare? Oh, sei cappotta! Ma che me stai a dire? È una sorta di furtivo salterino doppio missile. Doppio, però. Non è brutta come idea, perché alla fine ribaltandosi c'è la possibilità pure di andare dall'altra parte. Non è per niente sbagliata. Beh, ti sei fatto fregare perché quello faceva un pochino più dei danni, anzi forse perché aveva più vita. No, come l'hai ammazzato questo, che stile. Ok, la piramide la salti sicuramente. Li ammazzi tutti così, col salto in volo. Questa di mezzo mi piace di più, parecchio di più del titano di prima. Giustamente ha poca vita, eh. Questo è da dirlo. Ok, in confronto a quelli contro cui stai a combattere. La piramide è andata a retromarcia per salvarsi, infatti si è salvata grazie a quello. Questo ci dovessi passare sopra, l'ammazzi così, fantastico. Questa combo del salto mi piace, devo dire. Se fosse un po' più rapido, forse la ruota davanti è da cambiare, se fosse un po' più rapido sarebbe perfetto. Comunque stai facendo vittorie, 7 vittorie, wow. E guarda come li ammazza poi, fantastico. Ok, questo è quello senza niente, cosa ammazzi per forza. Che poi rimane così in diagonale, quindi può colpire pure quando tornano indietro. Ok? No, t'ha fregato! Senza arma! No, l'hai ucciso, wow, non ci credo. Perfetto, 7 vittorie, dai, va bene così. E il bello ragazzi che mi ha lasciato anche le casse, quindi nella prossima puntata avremo già le casse disponibili da aprire di colpo. Va bene, dai, nella prossima puntata appunto vedrete questo bellissimo mezzo ripartire da capo. Quindi arriviamo a 200 pollicioni, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e ci vediamo alla prossima puntata di Cats.